Cari amici, buonasera, amici di RM Production, amici di Quattro Chiacchiere al Bar, bentornati a questo nostro appuntamento ormai quasi tradizionale del giovedì. Ci siamo inventati un bar virtuale per tornare a fare quattro chiacchiere rilassate con gli amici dopo una giornata di lavoro o per qualcuno ancora in casa, magari in quarantena. Bene, con me in questo studio virtuale a fare gli onori di casa c'è la mia socia, amica. Di tutto di più, quasi una sorella artistica, la mia carissima Isabel Stasi, eccola qua. Ciao, stasera sono un po' inconsueta, perché sono fuori nel mio giardino, perché qui è saltata la corrente, quindi in qualche modo dovevo pure essere in diretta. Speriamo che tu abbia Spero di batteria a riuscire. sufficienza. No, speriamo che tu abbia sufficiente batteria per essere con noi. Bene, è una puntata interamente, Tant'è. dedicata alla musica, perché abbiamo con noi veramente un salotto, un parterre di grandi professionisti della musica, ed è una puntata che ci sentiamo davvero in cuor nostro di dedicare a un grande della musica, che ci ha lasciato. Con lo stile col quale ha sempre vissuto, quindi con delicatezza se n'è andato da pochi giorni il maestro Ezio Bosso, e questa puntata è interamente dedicata a lui. Andiamo però a conoscere chi sono i nostri ospiti di stasera, cara Posso dire Isabel. solo una cosina, poi non parlo Certo, più. Devo certo. dire grazie veramente agli ospiti che abbiamo, che sono veramente un parterre, come hai detto tu, veramente fenomenale. Sono onorata questa sera di averli veramente tutti quanti qua da me. Sono veramente onorata e l'emozione gioca brutti scherzi, non ve lo nego perché c'ho le lacrime. No, non piangere, dai. L'emozione non ha voce, diceva qualcuno, eh? Quindi piuttosto shush, allora, shush. Allora andiamo. Silenzio. Esatto. Per dovere di cavalleria, cominciamo col sesso debole, che di debole nella musica veramente poco, perché sono delle grandi, grandi voci. Cominciamo a introdurre qui nel nostro salotto di questa sera. Lei ha vinto Sanremo nella categoria novità nel 1992 con una canzone che se la ricordano tutti, tutti, perché è davvero entrata nel nostro repertorio di italiani. Lei è Francesca Lotta. La canzone era Non amarmi, assieme a Leandro Bardi, ma Francesca Lotta stasera è qui con noi. Eccola. Buonasera. Ciao Ciao Francesca, benvenuta. Francesca. Ciao Isabel, ciao, ciao Flavio. Ciao. Benvenuta. Grazie. Proseguiamo con le voci femminili che abbiamo stasera con noi. Adesso mi introduciamo una soprano davvero grande a livello internazionale, una voce Straordinaria anche lei. straordinaria, straordinaria. Dal suo teatro, pensa, lei ha un teatro personale. È con noi Chiara Taigi, eccola qui. Eccola qui, avete visto, però è Ciao vuoto, eh? Chiara. Ciao, ciao a tutti, ciao Francesca, ciao Isabel, ciao a tutti. Ciao, ciao tesoro. È vuoto perché ovviamente non si possono fare assembramenti, però comunque il No, teatro esatto, si c'è. può. Il teatro c'è e ognuno deve avere il suo proprio elemento e deve rappresentarlo. Quindi rappresento la classica, però aperta anche alla musica pop, bellissima, e ringrazio Francesca e voi. Bene, abbiamo voluto Grazie. rappresentare stasera un po' di varietà nella musica, per cui abbiamo la classica, abbiamo la musica leggera italiana, ma abbiamo voluto avere con noi anche la disco, quella degli anni Ottanta, quella che quasi inaspettatamente ha proiettato il personaggio che sto per introdurre, addirittura tra i più grandi nel 1982 a livello europeo. Lui era il leader dei Trax e abbiamo con noi stasera Ax Stasera, Donnell. Eccolo qua, buonasera Ax. Ciao a tutti, ciao Isabel, ciao Flavio, ciao, un saluto a ciao, tutti i tuoi ospiti. grazie, Ciao, ciao Aurelio. Dopo ciao ragazzi, sentiamo ciao. anche
sentiamo anche la voce della disco, perché Ax ancora oggi è un DJ, quindi un collega, possiamo dire. E infine, certo. Ultimo ma non ultimo, signori, un grande amico di RM, l'abbiamo già avuto ospite in questa trasmissione, abbiamo sempre piacere di ospitarlo con noi. Abbiamo il grandissimo maestro Vince Tempra, che unisce tutti i generi. Eccolo qua. Ciao a tutti. Ciao Vince. Buonasera. Ciao carissimo. Ciao. Allora, abbiamo cuoricini. Abbiamo voluto intitolare questa serata La musica, quale futuro ci aspetta? Perché effettivamente quello che è successo a tutto il mondo, la pandemia che ci ha coinvolti tutti, ci ha visto piano piano cambiare le nostre abitudini, una delle quali purtroppo è l'ascoltare la musica insieme ad altri, andare ai concerti e insomma godere di questo piacere che ci è stato negato tra i tanti che ci sono stati negati in questo periodo. Però si sono sviluppati anche delle cose diverse, alternative, perché effettivamente l'essere umano non è che si ferma, non può più andare ai concerti, allora cosa fa? Li organizza sul proprio balcone, come abbiamo visto succedere in tante città d'Italia, tante persone che si sono messe a fare musica, più o meno gradita dai vicini, chiaramente, diciamolo, però era un modo anche per aggregare. Io stesso qui, dove sto a Ravenna, ho avuto modo di fare un po' di musica con i miei vicini e li ho salutati per la prima volta, perché pur vivendo vicini non ci era mai capitato di salutarci. Pensa, la musica ha fatto anche questo tipo di miracolo, diciamo così. Voi che siete dei professionisti della musica, cominciando magari da Francesca, come l'avete vissuto questo momento in cui tutto improvvisamente è finito? Francesca mi sa che è un po' frizzata in questo momento, il collegamento. Allora faccio la stessa domanda a Chiara, ovviamente. Come abbiamo vissuto? Abbiamo vissuto che non ci è piaciuto essere fermi, perché sapevamo che per noi era entrare in una depressione totale, perché noi abbiamo vissuto finora con la nostra adrenalina, con la nostra forza, e conseguenzialmente a questo sappiamo che non abbiamo un tempo. Non è che ci stanno dicendo quando poter ritornare, quindi viviamo nell'ansia di dover andare avanti e non sapere quando ricominciare. Quindi noi possiamo avere l'attitudine a cantare nel web così, però poi il caldo del teatro o del fatto di incontrarci per pagare un biglietto e vedersi, insomma, un altro sapore. E poi adesso è il momento della verità, largo ai capaci, perché adesso se ne sentono veramente di ogni con il web, ognuno si autorizza a cantare in pigiama, tutto bene, tutto lecito, però bisogna saper cantare, anche la Mariana va in campagna, vero maestro? Verissimo, parole sante. Ah, io invece il web l'ho usato solo con Flavio queste serate. Sì, no, perché non suono nel web, non mi è piaciuto, no. Tanto facciamo i video, spendiamo migliaia di euro per fare il video, usate il video, dico io. Invece presentarsi, suonare due cose, ma sono un po' restio. Infatti, quando ho fatto le due serate, una l'ha fatta la Rai con questi poveretti sprovveduti che cantavano in questi collegamenti, e poi la stessa cosa l'hanno fatta gli americani, e lì vedi la differenza. Ricordo, o le fai bene o non farle, dico io. Esatto. Ho finito. abbiamo moltissimi amici che ci stanno seguendo, che ci stanno salutando. Non passeremo la serata a salutarli tutti, ma quando li mando fuori come se li salutassimo idealmente, quindi certo. Il nostro Matteo di RM, Gabriele Sbattella, l'uomo gatto di Sarabanda, che anche lui è uno degli elementi della nostra agenzia, Gianluca Zeffiro, eccetera, eccetera. Veramente tanti, stanno arrivando tanti, tanti saluti da tutti. Perché viene chiamato l'uomo gatto? Perché viene chiamato l'uomo gatto? E questo ti posso rispondere perché in realtà lui quando andò a Sarabanda la prima volta
Papi glielo diede Papi questo nome. Si informò un attimo sulla sua carriera, diciamo così, artistica precedente. Lui aveva fatto l'animatore nei villaggi turistici e aveva un ruolo abbastanza importante nel musical Cats. E allora da lì l'ha fatto diventare l'uomo gatto, che è stata un po' anche una fortuna per lui. Ancora oggi la gente lo ferma per strada e dice: ah, l'uomo gatto di Sarabanda. Quindi questo. Che bello! È tornato il nostro Axe, al quale voglio chiedere anche a lui come ha vissuto questo momento di stop improvviso di tutti i nostri lavori musicali in essere. Mi senti? Sì, ti sento, vai. Per me è chiaramente il solito problema un po' di tutti quanti. C'erano in programma delle manifestazioni, delle serate, quindi si è bloccato un po' tutto quanto. Il problema più grosso è che purtroppo non si sa quando ricominciare, perché se magari uno sapeva che fra un mese o un anno o 6 mesi o 2 mesi uno si può organizzare, ma non sapere quando e come riorganizzarsi, sai, per chi fa questo mestiere, non lo so, saremo pronti fra 2 mesi? Spero di sì. Fra 6 mesi? Sì. Fra un anno? Sì. I gestori dei locali, non so, le piazze, poi ti riprendono, c'è questa incognita qui. Purtroppo è saltato un po' tutto quanto. Questo è un grosso dispiacere, perché oltre a noi artisti, dietro agli artisti ci sono centinaia, centinaia, centinaia di lavoratori, quindi tecnici del suono, chi mette a posto il palco, i service, ci sono gli autisti, purtroppo è saltato tutto, quindi è un grosso dispiacere. C'è un indotto, insomma, che si muove intorno alla musica. Certo, è pazzesco l'indotto che c'è dietro a un artista. Un saluto a te da Ax, da Giorgio Belluzzi, che ti ricorda con l'On Train Running. Da perché? Sì, da chi? Da Giorgio Belluzzi, guarda, che abbiamo con noi in questo momento. Ho capito forse chi è, o posso aver intuito, sì. Il famoso, sì, ho capito. Ancora funziona quel brano, tuttora funziona. Esatto. Abbiamo un attimo qualche difficoltà evidentemente col collegamento di Francesca, ma andiamo avanti comunque, perché si parla di musica sempre e comunque. Vi chiedo appunto, la musica live è sostanzialmente ingessata, ferma, totalmente ferma. Cosa ne pensate di qualche iniziativa che c'è stata, per esempio l'etichetta Carosello, che si è, diciamo, inventata il firmacopie virtuale Gaemon, che ha avuto un ottimo successo. In pratica l'artista incontra i fan che ne fanno richiesta, probabilmente che pagano anche qualche cosa, in videoconferenza, e possono avere un momento con l'artista direttamente. Una cosa che fino a questo Covid era sostanzialmente inaudita fino ad ora. Cosa ne pensate? Questi modi un po' diversi per ritornare in gioco. Chiara? Allora, se questa è una cosa che avvicina all'artista, bene, ma che debba essere un obolo, no. Perché io ho sentito moltissimi ragazzi del pop che dicevano: date una libera offerta in PayPal e noi suoneremo per voi, perché non ci sono stati gli aiuti, né per la lirica e né per il pop, non è arrivato un soldo a nessuno di noi, e noi abbiamo un'industria, la lirica è anche un'industria come il pop, come il maestro Vince Tempera può dire, hanno messo delle leggi assurde, 30 giorni lavorativi e potevano ricevere un bonus, ma chi noi lavoriamo a prestazioni e non ci sono più 30 giorni lavorativi, le prove con l'orchestra, dimmi se dico sbagliato, sono una settimana, 4 giorni, non di più. Che cosa abbiamo ricevuto? Niente. Sono i famosi, sulla base dei famosi, concordo. Sono i famosi contributi Empass, no? Loro guardano, ma se 30 giorni all'anno di contributi l'anno scorso, allora ti danno l'obolo. Però sembra che abbiano dimezzato, mi sembra che siano 15 giorni. Sì, hanno dimezzato 15 giorni, ma per esempio il pop vive proprio come la stagione del raccogli pomodoro, vanno a prestazione.
il pop dei grandi, della Pausini, non ha bisogno. Parliamo, ma infatti già, noi non parliamo di loro, noi parliamo però di quelli che vivono i piccoli gruppi. Con il gruppo che abbiamo di Puccini facciamo dai teatri ai locali, e i locali oggi fanno tutti i riffs, eh? Quindi bene o male riusciamo. Il problema, sai cosa ti frega? Che hai la cooperativa. No, molti, per pagarmi le tasse, usano le cooperative e lì ci siamo fregati. Hai capito? Esatto, esatto. E invece dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Ecco, per esempio, riproporre quel bellissimo brano della Lotta, e magari farglielo cantare ai ragazzi, perché tanto era un duetto, Dimmi perché piangi, di felicità, e perché non mangi, ora no, cioè tutti lo sappiamo questo brano, sì. E quindi cantiamolo tutti, cioè, approfittiamo, cioè, approfittiamo che, del fatto che Francesca abbia una connessione più o meno stabile in questo momento, esatto, infatti lo coinvolgiamo. Coinvolgiamo subito nella domanda che abbiamo fatto prima agli altri, cioè come hai vissuto questo momento di fermo totale? Allora, io in realtà venivo da un momento un po' complicato. È un po' di ritardo, Francesca. Mi sentite? Male, male, ahimè. Ah. Purtroppo questa è la rete. Mi sentite? Sì, prova. Vai. Provo a prendere un microfono. Ma temo che sia la connessione, Francesca. La connessione. È la connessione. Però, se hai un wifi con altre cose aperte. Sapete che voi del pop potreste fare dei concerti in drive-in? Massimo della sicurezza? Mettete allora tutti con le macchinine. Aspetta, io ho suggerito che al drive-in devono fare concerti rock. Metal rock, mi senti benissimo, capito? Bravissimo maestro, bello. Ezio Bosso ne sarebbe stato fiero. È quello. Il metal che ha suono. Esatto. Però poi diventa difficile rimanere fermi nelle macchine. No, aspetta. E poi solamente con le moto, Harley Davidson e basta. Guarda, io ho parcheggiato la mia moto qua sotto, vedi che sono già pronta. È in versione metallara, Chiara, ha fatto un cambio totale. No, abbiamo detto che abbiamo dedicato la puntata a Ezio Bosso, che era l'uomo dark, il più bel direttore d'orchestra, che finalmente non ci ha annoiato mai, ed era come un mago, infatti aveva la bacchetta magica. Guarda, abbiamo anche una foto di Ezio assieme a Vince qualche tempo fa. Eccolo qua. Gennaio, 20 di gennaio, il 15 gennaio a Rimini eravate a Rimini. Che bello. Sì, e questo è il Leone di Venezia. Bello. No, questo qua non è Leone di Venezia, è uno dei leoni che sta sulle colonnine di Rimini. Quando passi il ponte romano, ci sono questi leoni. Hai capito? Che bello, bellissimo. È bello, sì. E abbiamo fatto due concerti, la sera prima lui e la sera dopo io, in onore di Fellini, dei cent'anni di Fellini. Oh, che bello. Sì, infatti, ma lui l'avevo conosciuto 30 anni fa con gli Statuto, capito? Dove era contrabbassista? Era un contrabbassista? Sì, poi con un amico, abbiamo un amico comune che era Andrea Guerra. Andrea Guerra, capito? E sì, lui ha avuto questa grande passione, diciamo che ha interpretato alcune cose in un certo modo, capito? Poi può essere, Tchaikovsky lo faceva molto bene, altre cose un po' troppo, cioè, creava molto l'energia, magari poco le virgole di certi momenti musicali. Però, ragazzi, penso che Francesca abbia una connessione più stabile adesso, la vediamo anche meglio. Finalmente. Ma anche la luce è più bella, guarda. È giovanissima. Io però vi devo dire una cosa, tra poco qua sta facendo buio, io non ho più luce. Mi sembra. Illumino d'immenso. Sai le streghe di Eastwich? Dai, chiamatela, Vince!
ti giuro che quando ti vedo, eh. Guarda, ci siamo. Ma lo stiamo dicendo, siamo al bar. Al bar si può dire di tutto la sera, dai, insomma. Infatti, guarda, le streghe ci sono, maestro. Cioè, la sala vince, donna vince. Vince, oh. Però sono una bella mora, dai, su. Strega non strega. Cioè, avere 52 anni e portarli come li portiamo tutti noi, ragazzi. Tanta 42. Roba. Oh, 42. Parla per te, scusa. Parlo per me allora. Va bene. Francesca, sentiamo Francesca, forse ce la facciamo. Dai. Parla, parla. State, ma io siccome vivo in campagna e qui la connessione è un po' drammatica, quindi scusate per i problemi tecnici. Dunque, tornando al discorso, alla domanda che mi avete fatto, diciamo io ho vissuto un momento un po' complicato della mia vita proprio in questo periodo, e proprio grazie a personaggi proprio come Ezio Bosso, io sono riuscita comunque a trovare la forza e il coraggio di trovare la positività e comunque di cercare il bello anche nelle cose brutte, perché purtroppo vengo fuori da un problema oncologico, insomma, abbastanza impegnativo, quindi devo dire mi ha insegnato molto. Per me è stato un maestro Ezio, e come Nadia Toffa, come tutti i personaggi che hanno avuto la forza di vivere comunque la drammaticità dei momenti difficili in maniera comunque positiva, da trovare comunque sempre un motivo per risorgere, no? Per trovare sempre la forza di andare avanti, di avere sempre nuovi stimoli, mai, mai abbandonarsi, mai avere la, come dire, non avere la forza di continuare, perché nella vita ci sono delle cose che ci fanno riflettere, per cui per me il lockdown, diciamo, questo momento in cui siamo stati costretti a rimanere a casa, bene o male, io comunque sarei dovuta rimanere a casa, quindi diciamo che l'ho vissuto bene, perché ho cercato di condividere questo momento con i miei fan, quindi facendo un appuntamento settimanale da casa, quindi cantando, quindi è stato un momento molto importante per me, perché mi dava la forza di continuare in quel momento, quindi devo ringraziare i miei allottini che sono meravigliosi. Non potrei vivere senza di loro, perché mi danno veramente tanto tanto coraggio, tanta voglia sempre di non abbattermi. Ecco, per me sono fondamentali e mi hanno aiutato tantissimo. E credo che abbia aiutato anche un po' le persone che magari erano costrette a casa a sentire un po' di musica, a cantare, anche a dialogare un po' insieme. Ecco, questo è stato il mio lockdown in questo momento. E volevo ringraziare personaggi così come Ezio e Bosso, che per me è stato veramente una guida importantissima in questo periodo. Ma Francesca, tu che hai fatto dirette evidentemente utilizzando i social, prima del lockdown ci avevi già provato, o è una cosa che proprio hai preso in considerazione soltanto nell'emergenza? Nell'emergenza, guarda, io penso che sempre dalle cose negative comunque ci escono sempre delle cose positive. Cioè, credo che in questo momento, a parte ci ho fatto anche, vedo quando esco, quando mi trovo insomma in qualche modo, vedo che la gente, la maggior parte delle persone vive in una maniera diversa, nel senso che una gentilezza, una sensibilità forse diversa, quindi forse ci sta aiutando un po' tutti anche a ritrovare anche i valori veri, le cose importanti della vita che forse molte persone avevano un po' perso di vista. Io devo dire no, perché sono una molto, molto terrena, molto, che crede molto nei valori. Ho sempre, Vince mi conosce da tantissimi anni e sa come sono. È stato il mio produttore dei miei primi due dischi, quindi mi conosce molto bene. Sa che io sono una persona molto semplice, molto vera. E per cui non mi sono mai, diciamo, allontanata dalle persone vere. Forse questo mi ha dato la possibilità di rimanere sempre molto, molto tranquilla, molto, molto semplice, e quindi non montarmi male a testa, perché credo fosse uno degli errori più gravi di molti artisti è quello di diventare veramente persone arroganti, a volte che magari si credono di essere superiori, e invece credo che questo lavoro
ci dia la possibilità di parlare a tante persone, ci dia la possibilità di tirar fuori la nostra creatività, la nostra arte, il nostro amore per la musica, ma niente di più. Non siamo superiori a nessuno, siamo semplicemente delle persone che hanno la fortuna a volte, no, di poter, dice chi canta prega due volte, forse abbiamo anche un dono che dobbiamo ringraziare il Signore, ma non per questo dobbiamo sentirci migliori degli altri. Questo è un insegnamento che ho avuto anche da mio grande papà, a cui ho dedicato il mio disco Anima Mediterranea, di canzoni antiche, siciliane, napoletane, che è un disco che dovevamo fare insieme. Purtroppo papà è scomparso giovanissimo, quindi diciamo è un dono che ho fatto a mio papà per ricordarlo sempre, ed era molto importante per me, ci ho messo la vita, proprio il sangue, tutto, però era tutto in acustico, 30 coristi, c'è il contrabbassista preferito di Andamena, Massimo Morriconi, Cristiano Viti che ha fatto gli arrangiamenti, è una cosa, Giuseppe Milici che è un grandissimo armonicista, suona la bocca, veramente strumenti etnici, c'è stato un lavoro molto importante. Credo che quando ami la musica, noi lo sappiamo che insomma oggi in investire sui dischi non è conveniente, perché purtroppo, e questo bisogna ribadirlo, la gente scarica illegalmente e questo ci porta purtroppo a un impoverimento sia della possibilità anche di poter investire, no, su queste cose, e piano piano ci porterà inevitabilmente a distruggere un po' il nostro lavoro. Quindi io chiedo sempre ai miei fans, alle persone comunque che amano la musica, di acquistare legalmente i CD, perché veramente è importantissimo per noi poter investire su fare un disco, non è comunque costoso, quindi aiutiamo l'arte, aiutiamola semplicemente facendo una cosa che è legale, acquistare legalmente la musica. Vince, certo. Tu penso che sei uno dei fautori. Io sono, sì, purtroppo devo dire che i negozi non ci sono più per poter comprare, ci sono Feltrinelli e Mondadori. Sì, quindi, ma anche gli autori, però, stessi. Gli autori anche loro stanno invecchiando, qualcuno sta morendo, perché le realtà poi sono queste. Abbiamo una nuova generazione, discutibile, piacevole, tutto quello che vuoi. Infatti io sto guardando, mi sto riallargando sulla musica live. Oltretutto, questo momento di chiusura, e oggi parlavo con il Grand Hotel di Rimini, perché dovevano fare delle cose su Fellini e loro riapriranno, ma sono in crisi. Io ho spiegato, guardate che non è che basta riaprire, ma devi riaprire e offrire ai tuoi clienti o al turismo delle cose. E non è il mare o la sabbia, qualcosa in più. Cioè, gli americani cosa farebbero? Gli spettacoli. Spettacoli perché il cantante ha sempre attirato la musica, il pubblico. Poi c'è anche la roulette. Però anche quel teatro dove sei tu, Chiara, mi ricorda un salone di Atlantic City. Esatto, bravo maestro. Mi hai fatto tana. È vero. Peccata. È affondata. Innanzitutto, però bisogna... Hai fatto bene. Perché? Ho fatto bene, perché... Perché io, ad esempio, io l'altra sera passavo in galleria a Milano, deserta, tutto chiuso. E io mi ricordo da bambino che i bar grandi, i bar Zucchet, avevano tutto il caffè concerto. E il caffè concerto è l'unico modo per attirare i clienti. Quindi io ho suggerito anche al sindaco di Rimini, sindaco, rimetti, aiuti il caffè concerto a fare, ma non con la tastierina elettronica, attenzione, con i 3-4 elementi. Perché? Io mi ricordo quando andavamo a suonare ed eravamo in 5, ognuno aveva i suoi fans, 10 batterista, 5 pianista, e quello era il gruppo di persone che ci seguiva in tutti i locali. Allora il proprietario del locale faceva l'ingaggio per quello,
perché portavamo 50 fasce, ma per ragioni di amicizia o perché gli piacevamo, capito? E siamo, secondo me torneremo a queste abitudini. Quindi avremo o l'online, ti vedo, ti sento. Poi dove sei? Sono a Melignano e vengo a Melignano, capito? Questo è il meccanismo, si torna da capo. Giuseppe Verdi diceva: torna indietro, come dicevo prima Flavio, e ritroverai il nuovo. Gli Anonimo Veneziano, non so se ve li ricordate, nascono al caffè bar di Venezia, vestiti tutti dell'Ottocento, parapam pam, parapam pam, tutti alla fine suonavano il barocco. Ma è finita. No, allora ti racconto la storia dei veneziani, perché sono coinvolto. Sono stato il primo produttore con Gian Piero Reverberi, che era l'autore. E aveva un pazzo di produttore ebreo, Fred Najar, quello che rilanciò Ricchi e Poveri, Albano, eccetera, che un giorno disse, è uscito il film Profondo Rosso, e lui dice, vince, lui aveva anche un negozio all'ingrosso di dischi, il disco pesa, il disco di classica più venduto è Vivaldi. La primavera, la sera. Lui voleva fare Vivaldi con il rock dei Gobbi. Vedi, sei matto. No, ma io ci credo perché è lì è nato capito? Io rifiutai, lo aiutai, arrivò a Reverberi che non aveva più lavoro e quindi aveva il tempo di scrivere. E Gian Piero è un altro classico che gli piace. Ha scritto delle cose alla Vivaldi ed è nato Rondò Veneziano. Questa è la storia di Rondò Veneziano. Io vi farei a questo punto vedere anche una cosa che ho preparato. Innanzitutto, saluti sempre per tutti, Francesca, Vince, Chiara, arrivano complimenti per tutti, davvero. Una cosa che ho preparato che fa riflettere e fa rivedere anche la persona a cui abbiamo dedicato questa puntata. Dura un paio di minuti, guardiamola insieme. Sì. Per me la musica non è di nessuno. Chi mette le mani, chi la scrive, non è... Sì, Bach è Bach, ma poi diventa Ezio quando la suona, Paolo, quando l'ascolta, è nostra, la musica è nostra, non è di uno. Non è quando uno mi dice ti piace la mia musica, dice se posso ascoltarla, se è tua, se mi lasci. Certo. E questa è la magia. Chi scrive la musica la scrive per lasciarla a qualcun altro. Il maestro Ezio Bosso. Ciao Ezio. Quando parliamo di musica parliamo anche di vita, per cui è stato bello anche rivederlo, ma non muore mai, alla fine non muore mai la musica, sopravvive sempre a tutto. Non voglio vedere dei volti accigliati. No, no. Assolutamente. Cosa ci ha voluto insegnare Bosso? Che la musica è come la vita, come diceva lui, si fa insieme. Non c'è la cantante lirica, Francesca, Ax o il maestro. Siamo tutti uniti da una passione. La passione di quest'uomo ha rotto gli schemi e ha rotto le scatole anche a quei classici che avevano la puzza sotto al naso, perché il maestro era veramente un talento, perché Beethoven ce l'ha spiegato senza annoiarci. Certo. Volevo coinvolgere Ax, che sento un po' silenzioso da un po'. Ax, dovete sapere che è nato con lei, diciamo qualche primavera fa, ma ancora oggi è un DJ old style perché usa i vinili, quindi già vedere mixare con i vinili senza tutta l'elettronica che si usa è un po' tornare all'antico.
Axe, tu come la vedi questa evoluzione della musica, così sui social, diffusa in questa maniera particolare? Ma io chiaramente vengo da tutto un altro settore perché chiaramente non sono il musicista o il cantante professionista come gli altri colleghi o le altre persone che oggi hai nello studio o in questa trasmissione, perché per carità, voglio dire, loro sono i veri artisti. Io mi reputo un artista così, fra virgolette, perché chiaramente sono nato come disc jockey, poi dopo nell'82 con la fortuna di fare quel pezzo dei Doobie Brothers, Long Trail Running, che ci ha portato al successo un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, quindi è un'altra cosa. Però la cosa che mi dispiace è che purtroppo i talenti più potenti noi ce l'abbiamo in Italia, ci sono grandissimi artisti, ma siamo nati in un paese dove non viene considerato l'artista, la musica, il teatro, il cinema. Purtroppo è inutile nascondersi dietro a un dito, non c'è niente da fare, è un optional la cultura musicale e l'artista qui in Italia. Cose che in altri paesi come la Francia, come l'Inghilterra. Faccio l'esempio più stupido che c'è. Noi prendevamo, e tu lo sai, Flavio, noi stavamo prendendo il secondo disco d'oro in Germania, dopo 10 mesi che eravamo usciti con Long Trail Running, e la Polydor in Germania non sapeva che noi eravamo italiani e la Polygram in Italia non ci aveva preso. E quando noi avevamo portato il disco, ha detto: ma che ci facciamo con questo brano? Noi, grazie, arrivederci. Poi quando abbiamo preso il disco d'oro in Germania, allora siamo usciti anche qui in Italia. Perché? Perché siamo così. Non ci possiamo inventare niente. Qualcuno, qualche altro paese ci supererà sempre. Qui non ci sono né se, non ci sono ma. Purtroppo io ce l'ho con Con proprio Salieri. Ce con l'Italia, ma non. Come? l'hai con Salieri che ci rappresenta, non con Mozart. No, ma perché cioè, chi ci può battere a noi? Nessuno. Non ci può battere nessuno e ci facciamo fregare da tutti. No, ma ci Ma non a battiamo da livello soli, artistico. perché c'è Sì, troppa appunto, ci antagonismo. battiamo da soli, capito? Noi Nessuna. aspettiamo Sanremo senza nulla togliere a te perché hai fatto un grande successo, sei stata. Però noi partiamo sempre dal presupposto: arriva Sanremo, non c'è più una trasmissione, non c'è più un programma televisivo giusto. Non c'è il Festival Bar. Voglio sapere una cosa con il maestro. Domani mattina il maestro produce un grossissimo artista. Dove lo porta? Il Rai? Con quale trasmissione? Come lo promuove un artista oggi qui in Italia? In Per quale radio. in radio? No, non solo Italia. tu, neanche la radio. No, anche la radio in questo momento sta succedendo con il lockdown che proprio questo tipo di comunicazione online, dove molti ragazzi, molti produttori indipendenti si stanno lanciando con l'online. Ci sono società di promozione per l'online, cioè le grandi case che sono chiuse fino a metà giugno, eccetera, non stanno lavorando, hanno bloccato tutte le uscite perché non sanno come, loro non sanno come promuoverle. Hai capito? Quindi, allora, la scorsa settimana dico che era primo in classifica in Italia, era in classifica con 139 copie, primo. Questa è la realtà nostra in questo momento. E purtroppo ci siamo fatti fregare da Spotify, da tutti questi enti mondiali che si comprano con la casa discografica. Mi dai 10.000 pezzi, ti do 1 milione di euro all'anno. Poi li vendono in pacchetti negli abbonamenti di Spotify. Ma noi artisti non vediamo un centesimo. Questa è la realtà, questa è la truffa che Aggravata. stanno organizzando. E questa è la vera truffa. Certo.
non è più conferma. Oh, ecco. Capito? Perché se anche tu esci e il tuo brano va 100.000 visualizzazioni su Spotify, vieni succhiato da Sony e da altre case che non te ne fanno vedere. Noi non sappiamo cosa fanno dietro le online, capito? No? È vero. Questa è la realtà. Mentre gli americani più furbi, gli inglesi, si sono organizzati 20 anni fa, noi siamo ancora qui a chiedere, ma che ci faccio? Cosa faccio? Dove vado? Non lo so. Poi ci sono anche delle agenzie, infatti c'è su internet la notizia che Fedez si toglie dall'Empals per entrare in un'agenzia seria per farsi, diciamo, tutelare le royalties, come si chiama la cosa? Lui si è scorporato dalla SIAE per entrare in un'agenzia. No, lui è questa agenzia dove anche adesso è un po' calata, perché loro, Fedez, Gisa Alessio, gli hanno dato dei soldi, come fanno gli americani, il BMI Alaska ti paga per essere il loro socio. Però poi dicono, amministriamo noi il tuo repertorio. È così, ragazzi. E l'Italia ci ha provato, Sound Reef, a fare questo processo, però loro hanno in mano solamente i famosi totem dei supermercati. L'unica rendita che hanno, che nei locali non ci entrano. Ne fare il Bordereau, lo fai ancora con la SIA. Confermo, sì. Siamo SIA. Io ho alzato uno spurverà, come si dice a Ravenna. Insomma, non parliamo di SIA perché credo che il direttore della SIA di Ravenna mi stia guardando. Lo saluto. Ciao Claudio. Guarda, io sto bene. È una bravissima persona, tra l'altro. Abbiamo scoperchiato una botola brutta. No, ma io con la SIA sto benissimo, non ho problemi, riesco a controllare tutto, e hanno modernizzato, perché hanno ringiovanito gli impiegati, tutto il sistema online, eccetera. Quello, addirittura adesso c'è l'app dove puoi depositare i pezzi con l'app, hai capito? Quindi, e l'ultima lettera di Mogol per garantire il copyright della musica, che in America c'è, qui da noi no. Allora usano le tue canzoni e non ti pagano una lira, invece col copyright sono obbligato, capito? Ma ci sono le solite lobby contro il copyright, certo. Quindi infatti, non se ne esce. No, non se ne esce. Se ne uscirà, però vi chiedo, il fatto che una volta uscivano degli album con 8-10 canzoni dentro, magari anche una più bella dell'altra, mentre adesso la tendenza è singoli per fare cassetto che durano 3 mesi a radio. No, se tornate dal passato, il passato era così, perché Edoardo Vianello, Morandi facevano solo singoli, cioè la canzone come l'aria di un'opera è quella che tu vendi. Erano i 45 giri, no? Beh, erano i famosi 45 giri. Dell'opera, cosa vendi dell'opera? La Traviata. Tutta l'opera. Tutta la sinfonia non gli frega niente a nessuno. Giusto? È così. No, magari sempre libera di Gio perché l'ha cantata quello in Frankenstein Junior. No, però Anna Alfredo, la Sonnambula, vendi le arie. Ma questo Verdi, Bellini lo sapevano. Ecco, a meno che il Rossini era un po' più aperto, capito? Però, la norma che tutti si ricordano la Casta Diva, che è la prima aria, diciamo, che norma. Esatto, io quando l'ho fatta al Teatro Greco di Siracusa, che non era un teatro che ci competeva, perché era il teatro della prosa, era il tempio della prosa, improvvisamente entra Bellini a gamba tesa e devi reggere l'opera tutte 2 ore e mezzo, non è solo Casta Diva. Esatto. Quindi, ecco perché 45 rimane la canzone singola, perché
basta. Allora, se tu vai a vedere le canzoni di Elvis o l'altro giorno è morto Little Richard, duravano 2 minuti e facevano 10 milioni di dischi. 2 minuti. E d'altronde l'aria d'opera... Perdonami se ti interrompo, ma dimmi, Bocelli, hai visto che ha presentato... Cosa ha presentato? Amazing Grace, che era un cavallo... Ancora il coraggio? C'è ancora il coraggio? Sì. Però l'ha fatto davanti a te, ha rappresentato la voce dell'Italia, ha rappresentato tutti noi. No, perché anche lì Bocelli fa parte di una lobby che spinge lui e non ha più voce, non canta più. L'altra sera il concerto in Duomo è stato penoso, cioè la voce, senti che è afono, no? Non riesce più a cantare. Quando ha un tenore vero di fianco è morto. Quindi di che parliamo? Adesso se cosa c'è? Che la sua agenzia sta in Inghilterra, non sta in Italia. La forza di un'agenzia di ebrei, che gli ebrei hanno in mano la lirica, e tu lo sai. Gli impresentano... Mi fai chiudere la carriera. Siamo finiti nel limbo. Ma io adesso riprendo in mano la situazione. Oh, bravo. Scusami, Flavio, Chiara. Prendo in mano la situazione perché è successa una cosa, ragazzi, che ha dell'incredibile. Dai. È tornata la corrente a Isabel, eccola qua. Ha pagato la bolletta. Sì, sì, ha fatto bonifico al volo, è arrivata. Chiedo scusa, ragazzi, mi sento anche a disagio perché purtroppo capita anche questo. Dopo paghi per tutti, va bene, non è un problema, dai. Sono cose che succedono, esatto, certo, esatto. No, ma non stasera ragazze, perché ho veramente 4 persone stupende vicino a me, quindi io ci tenevo veramente tanto, infatti siamo ho pianto, siamo ancora in tempo. Isabel è molto sensibile, eh? Cioè, se non fa un pianto quotidiano, diciamo che non sta bene. Vince, volevo chiederti, tu hai tempo fa mi raccontavi del fatto che questo lockdown, questa legnata che ha preso la musica, porterà ad avere sicuramente meno magniloquenza nei concerti, meno spettacolarità forse, quando si potrà tornare a vivere assieme, però forse più tecnica. Il problema secondo me rimane sempre, perché la Pausini si è lamentato, ci siamo fermo e hanno detto poveri dipendenti, che non è così, è l'agenzia che si lamenta, che non può incassare. 1, 2, i concerti li farò in teatro, vuol dire che invece di fare una sera da 10.000 faccio 10 sere da 1.000 persone. Però anche lì molti artisti non hanno più voglia di cantare. Devono cantare una volta e cassare per tutto un anno. Invece una volta cantare per un mese e facere i tuoi 600 paganti tutte le sere. Quindi questo lockdown ci dovrebbe permettere di tornare all'acustico, a usare meno scenografia, più verità di sai suonare o non sai suonare, sai cantare o non sai cantare, le canzoni ce le hai o non ce le hai. Ecco, questo. C'è una selezione naturale dal nostro mestiere. Quindi se uno sa, se un manager, però per il manager dire ho investito 1 milione di euro in una società con la Pausini, vuol dire che ne ruberà 2 al primo tour che fanno. Perché Madonna, più ce ne maestro, sono... stasera ci arrestano. Io ho paura. Dobbiamo salutare i nostri cugini, perché se no qua succede un casino. E io ero la cantante del Papa Voidila. Quindi salutiamo tutti quelli che hanno sponsorizzato con i soldi la comunità ebraica e tutto il resto. Perché sì. No, ma io sono per gli ebrei. Perché gli ebrei, ecco bene, bravo. No, perché gli ebrei cosa fanno? È la logica del guadagno. Ma tu sei brava,
non investo 5 euro, ne investo 2, però per tutta la vita tu lavorerai, avrai successo, che io quei 3 euro che risparmio su di te li metto nella pubblicità. Perché l'ebreo ci vede, l'italiano no, ti frega subito. È un'altra storia. Francesca, concordi con questo? Ti sento silenziosa. Ascolto perché il maestro Vince Tempera è assolutamente un pozzo di sapienza, lui sa tutto di tutti, quindi io ascolto perché sono un po' più fuori, no? Ma lui invece lui conosce tutto, quindi ripeto, lui sa molto molto, quindi io sono molto curiosa, quando gli dice qualcosa è perché la sa, quindi è vero, è davvero da ascoltare. Quando hai fatto il disco per tuo papà, che mi ha commosso molto, e ti faccio tanti auguri anche per la tua salute, non è passato inosservato quello che tu hai detto e mi ha colpito molto. L'hai cantata quella canzone popolare che inizia "L'usuli è già spuntato in cialumare"? Come no? E voi dormite ancora? Voi, Piduzza mia, dormite ancora. Era il pezzo preferito di papà ed era il pezzo che, cioè, ripeto, questo disco era tutto, volevamo cantarlo insieme. E questo brano in particolare, io ho fatto una ricerca storica di tutti i brani che ho cantato, tra l'altro sono 16 brani, ritornando al discorso che diceva Flavio, altro che singoli. Io ho fatto questo disco veramente con grandi sacrifici, sono 15 brani, diciamo, storici, antichi, e in più c'è una versione di Non amarmi con Aleandro Baldi, molto particolare, sempre in acustico, quindi è stato veramente un grande lavoro. E brani, per esempio, come tu dicevi, "E voi dormite ancora", questo brano che era un brano dei primi del Novecento praticamente, "E voi dormite ancora", c'era una chicca, praticamente c'era un soldato nella prima guerra mondiale, un soldato siciliano che andò a prese la chitarra e si mise a cantare questa canzone. Gli austriaci, che erano proprio accanto, perché all'epoca si combatteva in questo modo, si fermarono e fecero un grande applauso a questo cantante siciliano. La musica riesce a unire a tal punto da sospendere persino una guerra. E questo è un po' il messaggio importante di questa. Quindi ci tenevo molto a scriverlo, infatti ho scritto questi aneddoti delle storie di queste canzoni. Francesca, lo facciamo il refrain insieme? Sì, come no. Sciamari, non dormiti più, caso mai te di stavanezza, ci sogno puro io, che aspetto a voi per vedere la faccia a cui si veda, passo che fora tutti lì notati e aspetto pure quando la faccia ti. Brava. Grande Chiara. E tra l'altro lo sto dicendo che ho fatto questa brava ricerca Francesca. Storica. Brava, è viva, tu. E ho fatto e l'ho scritta anche in inglese. Proprio per promuovere la canzone italiana in tutto il mondo. Vi amo, Francesca, e poi per ricordare il papà che ti ha fatto. E ho scritto un brano dedicato a lui in siciliano, che è nel disco, Amori Mio, e c'è un brano che lui cantò e vinse il Festival della Canzone Siciliana quando c'era Pippo Baudo che lo conduceva, si chiama Suona Chitarra Mia, un brano bellissimo, veramente. Scusate, posso fare una richiesta? E adesso il jukebox è diventato un regalino per Isabel, lo fate? Dai, cosa? Dite. Io vi amo, lo sapete, Chiara. Allora, te Chiara mi fai un pezzettino proprio piccolo dell'Ave Maria. No, cadiamo subito. E Francesca mi fa un pezzettino.
pezzettino. No, perché poi piangi. Poi piangi. Un pezzettino, facciamo il duetto con Leandro. Io e Francesco. Ti prego. Facciamo io... un pezzettino di non amarmi? Chiaro. Dai. Io non la so. Però so solo l'inizio, perché la cantavo quando non mangio. No, dai. Poi ci sentiamo al telefono dopo. Noi ci... Sentiamo dopo. È bello. Dopo, dopo vi fa una chiamata a tre, dovete cantarle qualcosa. Però non amarmi mi piacerebbe davvero. Non amarmi per... Ma Elisabeth, non devi cantare tu, abbiamo Francesca Lotta. Cioè, una volta... Abbiamo Chiara. Abbiamo Francesca Lotta. Perché piangi di felicità. È perché non mangi. Ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani, ecco i tuoi pensieri ti allontani. Che bel io regalo, questo non lo so, stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha demori enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. Vabbè, voi. Bello. Brava, brava Chiara. Vedi che lo spirito di Ezio Bosso è in tutti noi, perché la musica è universale, vero Ax? È universale, pensa che quando tu uscivi col tuo grande disco io facevo la seconda media. Bellissimo, scusate ma mi sono commossa. Grande amore, cara. Perché... Ragazzi, non so se voi vi ricordate Ax a quell'epoca quando cantava quella canzone. C'è un video che ancora gira che è meraviglioso, che i vestiti adesso tocca a lui cantare, Ax, ti tocca cantare l'oltre il rame, almeno l'inizio, almeno poi fai sempre capellone, eh? Complimenti per i capelli. Scusa, ma io sento, cioè voi sentite bene l'audio? No, non ti sentiamo bene l'audio. Sentite... No, è un po' gracchiante purtroppo. Sì, scusa, anche io infatti. È così. Sento. Prova a staccare il cavetto e riattaccarlo, oppure stai senza cavetto. Prova a cantarci l'on train running 30 secondi, dai. Dai. Prendi il cane, Francesca. Così sento, non ci siamo. No, Loli. Sento come... Che bello. La voglio io. Vedete la magia, siamo veramente al bar, ognuno fa, è meraviglioso. Una birra! Chiama il cane! Arriva! Allora, io però devo dire una cosa. Chiara, aspetta il tuo Ave Maria, un attimino, e poi passiamo agli altri, però il tuo Ave Maria, ti prego! Allora, Chiara! Io l'Ave Maria, vi ammoscio tutti se canto l'Ave Maria. Allora canterò quello che ha cantato Amore, cantamela, ti prego, ti amo, lo sai che ti amo di bene. Amazing grace, how sweet the sound. Amore! That saved a wretch like me. I was lost. Dai, Francesca, vai, continua. Well, I'll see, but now, oh, now, on the sea. Evviva! Brava Chiara! Anche Lola, Lola che mi applaude, che meraviglia! Per innalzare il livello vince tempo la canta un po' robot adesso. Adesso vince tempo la canta un po' robot, attenzione. Tizio, è meglio che non canti, meglio di no. Mi canterò piano. Che bello,
Io voglio il cane della Francesca. Aspettate, riproviamo con Axe. Trovatelli, tutti trovatelli. Lui, dovete sapere che con solo con la bocca riesce a fare anche proprio il ritmo iniziale di long train running alla grande. Vediamo se gli va il microfono. Vai, Axe. Vai, Axe. Canta, Axe. Ah, pensa, io ancora non ho sentito niente. Parlavamo di te, Marco. No, non parla. You know, a song is Lucy down along the track. She lost her family and she won't be coming back. With a love. Oh, where are you now? Na na na. With a love. Questo è un brano di Bob. E ha delle difficoltà di microfono, pensate, altrimenti spaccava tutto. No, ma Tom Johnson che aveva scritto questo brano. Vince, tocca a te. Sembra Guerre Stellari stasera. La forza sia con te, maestro. Vince, tocca a te. No, Vince, ti prego. Uno stagino di un foro. Beh, lui la suona, io la canto allora. Dai, Flavio. Come lo raggio. Dai, grande. Cibernetica, di matematica. Na na na. Grande Vince! Grande tesoro! Dai che partiamo per Ravenna e partiamo per i nostri lavori! Ditemi, dai che adesso io sentirò Francesca! Guarda, c'è allora, io sentirò Francesca, Chiara in disparte, ovviamente in privato, e dai Vince, prepariamoci perché da qui ci abbiamo detto che partiamo per Ravenna. Abbiamo l'Italia che ci aspetta. Il mondo passa da Ravenna. Vince, mi senti? La vita ci aspetta, nel mio motto. E poi bene, dobbiamo mangiare un bel piatto di spaghetti alle vongole. Ho detto, Vince, preparati perché io e te dobbiamo partire per diciamo Ravenna. Che se viene... E abbiamo l'Italia che ci aspetta. Era il mio hashtag. L'Italia un grande aspetta. Uomo, Vince. Guarda quanti bei cagnolini. Che bello questo. È arrivato con l'Egitto. Bello. Lui è il mio ballerino preferito. Senti Francesca, ti devo dire un detto siciliano, quando tu hai detto che gli artisti dovrebbero essere più umili e tutto. C'è un detto siciliano che mi è sempre piaciuto che era: chi sa avanta caso mucca e più ciucce cosa mucca. Non lo so, me l'hanno insegnato a Taormina quando cantavo al Teatro Greco. Vuol vero, dire, vero. Spiegalo io quello che vuol dire. No, che non bisogna autoglorificarsi, assolutamente. Esatto. E quindi auguri per la tua vita e per tutto e viva. Grazie Chiara, sei veramente una bella persona, veramente, tutti quanti, siamo un bel sestetto, ci dobbiamo incontrare veramente, mangiare spaghetti con le vongole. Davvero, ma noi ci sentiamo in privato. Chi cucina? Io. Cucini tu? Certo, guardate, posso farvi vedere una... Io cucino. Guardate il forno cosa mi ha fatto. Ecco, aspetta che ti metto in primo piano, facci vedere, aspetta. Ecco, guarda un po'. Colpa di una lasagna. Va bene. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, un'oretta è volata in vostra compagnia, davvero è stato piacevole. Quindi... È stato bello cantare insieme, Francesca, grazie. Anche per me, Chiara, complimenti, veramente. Bene. Maestro, grazie. Maestro Vince Temperax, grazie a tutti. Peccato, grazie a tutti, ragazzi. Vi invito, un'informazione di servizio, vi invito a non scollegarvi, perché adesso mando una piccola sigla finale e così almeno dietro le quinte ci salutiamo noi. Ok? Dai. Grazie. 2 minuti di sigla.
Grazie, ci vediamo giovedì prossimo con quattro chiacchiere.